mostro come preparare questi sofficini vegani facili e veloci. Per l'impasto mescolare in una ciotola 85 g di farina 00 con un pizzico di sale, poi aggiungere 50 g di acqua, mescolare e poi impastare a mano per qualche minuto fino ad avere un panetto morbido. Avvolgere nella pellicola e far riposare nel mentre che prepariamo il ripieno. Per il ripieno io ho mescolato 50 g di concentrato di pomodoro con un filo d'olio, sale e origano. Tenere da parte e preparare la besciamella vegetale mescolando in un pentolino 10 g di olio d'oliva con 10 g di farina 00, un pizzico di sale e noce moscata fino ad avere una cremina. Aggiungere anche 90 g di latte di soia, mescolare e poi mettere sul fuoco mescolando continuamente fin quando si sarà addensata. Prendere l'impasto avvolto nella pellicola e stendere sul piano di lavoro il più sottile possibile, cercando di lasciarlo spesso circa un millimetro. Con un coppa pasta ricavare i cerchi di circa 10 cm di diametro. Al centro di ogni cerchio mettere un cucchiaino di besciamella e un cucchiaino di salsa al pomodoro. Fate attenzione a non farla troppo liquida. Bagnare leggermente il bordo e chiudere a mezzaluna sigillando molto bene il ripieno all'interno. Sigillare bene con i rebbi di una forchetta, poi rimuovere la pasta in eccesso tagliandola. Per la panatura mescolare in un piatto 10 g di farina di ceci con 30 g d'acqua, un pizzico di sale se volete delle spezie. Impanare i sofficini prima nel mix di farina di ceci e acqua e poi nel pan grattato per una panatura più croccante, ripetere. Cuocere in padella con un po' d'olio d'oliva caldo, 4-5 minuti per lato fino a doratura e poi servire caldi. Fatemi sapere se vi è piaciuta la ricetta e se la replicherete.